Siamo alla Domenica di Passione. Comunemente la chiamiamo Domenica delle Palme perché la nostra attenzione è soprattutto catturata dalla gioia con cui viene accolto il Signore in Gerusalemme e viene accolto come Re di Pace, come colui che porta la pace. Noi esprimiamo questo con il gesto semplice dei rami di ulivo che ci scambiamo come segno di amicizia, come segno di volontà, di dialogo, di desiderio, di incontro. Ma è la Domenica che annunzia la Passione, che prelude ormai alla Passione, ed è la Domenica che ci invita a contemplare il Cristo crocifisso, colui che è stato accolto dalla folla festante, colui che è accolto come Re di Pace e colui che per la pace offre tutto se stesso. E allora la Passione del Signore è la passione che ci invita a concentrare lo sguardo dell'anima, del cuore, sul corpo crocifisso del Signore, sulla sua morte terribile, su quella condanna con cui l'umanità ha inteso quasi cacciarlo dal proprio vissuto. Purtroppo in questi giorni stiamo vedendo tanti di questi corpi martoriati. Siamo come annichiliti di fronte a notizie di violenze, di prepotenze, di disagi a cui alcuni esseri umani sottopongono altri esseri umani. È la guerra, direbbe qualcuno, è ciò che accade sempre in tutte le guerre. Ma questa guerra è terribile, è certamente il contrario di quella pace che noi desideriamo. E la pace che noi desideriamo però è qualcosa di concreto, di reale. E Cristo Signore ce la testimonia con il suo sacrificio, quel sacrificio nel quale Egli offre la vita perché l'umanità possa entrare in dialogo con Dio, perché l'umanità possa comprendere cosa vuol dire essere obbedienti all'amore di Dio. Obbedienti all'amore è l'atto di più grande libertà a cui l'essere umano possa sentirsi chiamato, perché è un'obbedienza che non è sottomissione a un potere, ma è obbedienza che è ascolto della presenza dell'altro e dialogo con l'altro e offerta della propria vita alla vita dell'altro. È ciò che contempliamo nella Passione del Signore. E allora in questi giorni direi, non lasciamoci distrarre e contempliamo davvero il crocifisso. Nella liturgia, particolarmente poi in quella che sarà nel Venerdì Santo, saremo invitati a contemplare il Cristo crocifisso che rimarrà sull'altare in mezzo a due ceri accesi. È il segno più essenziale, possiamo dire, del nostro guardare a Cristo crocifisso, senza null'altro intorno. Solo il crocifisso. Ecco, guardiamo a Lui in questi giorni. Egli è il Re di Pace, perché viene a riconciliare l'umanità con Dio e offre se stesso, perché l'umanità possa essere riconciliata con l'amore di Dio e nell'amore di Dio riconciliata con tutti i fratelli. Da questa contemplazione del Cristo crocifisso, da questa contemplazione del suo amore offerto a tutta l'umanità, nascerà sicuramente l'umanità nuova. Viene la risurrezione, viene la verità del vivere di quell'amore che non è legato a questa o a quella situazione, a questo o a quell'interesse, a questa o a quella forma di gratificazione, ma è quell'amore che si dona e dona vita sempre.